Mensite, Associazione Italiana Mensite, Giuliano, grazie. Allora, buonasera a tutti, grazie innanzitutto a te Eric per aver promossa questa tavola importantissima. Io vorrei essere molto pratico e vorrei essere, diciamo... ecco qui. Pratico e soprattutto lanciare un allarme. Allora, questo mondo, questa piazza, tutti quanti noi, siamo un po' tutti nuovi a queste esperienze, perché la stragrande maggioranza di noi si è trovato a scendere in piazza o ad affrontare questa sfida incredibile rispetto a qualcosa di anomalo. Nessuno di noi più di 30 mesi fa avrebbe mai immaginato che ci saremmo dovuti trovare ad affrontare una tirannia tecno-sanitaria che ci avrebbe trovato a difendere dei cose elementari: il diritto ad abbracciarci, il diritto ad andare a lavorare, in non cadere sotto l'apartheid del Green Pass e tutto quello che tutti quanti ormai non conosciamo apertamente. Però dobbiamo fare i conti anche con la realtà. La realtà è una: Mario Draghi stacca la spina, si stacca la spina da solo in un periodo ben preciso per permettere alla sua agenda di continuare ad andare avanti, per permettere, o meglio, per non permettere alle vere opposizioni, al vero dissenso, di rompere le uova nel paniere, di fare una campagna elettorale in piena estate, di non permettere di raccogliere le firme al fronte del dissenso, di far sì che ci possa essere elezioni il 25 settembre, in modo che da qua al 25 settembre non si potesse più parlare di emergenza gas, emergenza Covid, emergenza economica, emergenza climatica, eccetera, eccetera, che avrebbe portato a un autunno molto difficile da gestire. È inutile che noi facciamo i sognatori utopici. Raccogliere le firme è un'impresa titanica. O si inizia ieri con una proposta seria e concreta, oppure noi stiamo perdendo tempo. Ad oggi gli schieramenti sono questi, nessuno li cambia. Paragone si candida. Italia sovrana e popolare si candida. La Cugnal vorrebbe, ma non ce la fa. Questo è un dato di fatto. Quindi ad oggi noi qua, che siamo le piazze, siamo il dissenso, siamo 2000 gruppi, 2000 realtà, dobbiamo prendere una decisione: o appoggiamo Paragone, o appoggiamo l'Italia Popolare Sovrana, oppure ci mettiamo qua intorno al tavolo e oggi noi lanciamo una proposta di unione totale che facciamo un terzo polo del dissenso. Altre strade sono inutili, altre perdite di tempo sono inutili, proposte dal basso, dall'alto, verticale. O ci fidiamo di Eric, che ci ha convocato tutti quanti, o ci fidiamo di tutti quanti noi, tutti facciamo un passo indietro, nessuno di noi si candida, le prime donne, i responsabili, i gruppi, candidiamo medici sospesi, candidiamo infermieri sospesi, candidiamo tutti quelli che hanno perso il lavoro perché non hanno accettato il Green Pass, facciamo un logo bianco con scritto l'Italia del dissenso, punto, senza simboli, senza fronzoli, senza niente, ci mettiamo tutti a raccogliere le firme e tentiamo la sfida, oppure scegliamo chi si candida, oppure scegliamo di non votare. Altre strade non ce ne sono. Se pensiamo ancora di perdere tempo, se pensiamo di fare consultazioni online, se pensiamo di sentire la società civile, se pensiamo l'uno vale uno, se pensiamo di fare quello che ha fatto il Movimento 5 Stelle, quelli ci hanno messo 10 anni, noi abbiamo 20 giorni. Se la gente pensa, perché io vi ricordo, andremo ad arrestare Mattarella, la polizia si toglierà i caschi ed arresterà la classe politica che ha tradito il popolo. Ragazzi, purtroppo la realtà è più drammatica e più crudele. Si vota il 25 settembre, entro il 25 agosto se non erro, entro il 21 agosto, cioè tra 20 giorni, vanno raccolte 750 firme per collegio elettorale. Sapete cosa vuol dire? Raccogliere firme di 750, quindi almeno 800-820, di fronte a un pubblico ufficiale che sia un notaio, un consigliere comunale, un deputato e un senatore, o un avvocato autorizzato, e andare poi negli uffici elettorali, raccogliere tutti i loro certificati elettorali, sperando che chi ha firmato abbia diritto al voto, che non abbia firmato per altre liste elettorali, che abbia dato tutta la certificazione corretta e che non sa, cioè è un lavorone disumano che solamente chi ha un minimo di esperienza politica e già ha fatto elezioni lo può sapere. Quindi io capisco che molti non hanno questo tipo di esperienza e sono convinti che andranno di 15 agosto con il cocombero in spiaggia a raccogliere le firme e troveranno migliaia di dissidenti pronti a sostenere questa causa, ma purtroppo non sarà così. Quindi
o noi da oggi, da subito, decidiamo cosa fare da grandi in questa sfida epocale. Tanto Paragone e il buon Toscano non si mettono d'accordo. Quindi o scegliamo uno dei due, oppure li rendiamo colpevoli della loro non unione e proponiamo un terzo polo, una forza alternativa del mondo del dissenso. Con un nome semplice, io ho proposto Italia del dissenso, italiani non vaccinati, italiani non rinfacciano, cioè scegliete voi, fate voi e ci si mette tutti insieme, ma da oggi, da domani mattina, se siamo venuti qua è perché avevamo l'idea di unirci. Chi non è venuto sicuramente non può unirsi. Cioè non ci sono altre strade, cioè pensare di vederci da una settimana con quale idea, cosa può cambiare da qua a 7 giorni? Qualcuno di voi pensa davvero da qua a 7 giorni di convincere Paragone a far pace con Toscano, o Toscano a far pace con Paragone? O se noi lanceremo la proposta non vi diamo le firme? Molto probabilmente se Paragone agisce in questa maniera, nella sua testa poi può riuscirci o meno, ha la sua convinzione che le firme o le auto può raccogliere, idem in Toscano. Altrimenti sarebbe un suicidio fare quello che stanno facendo loro. Sono in malafede? Se sono in malafede, anche il discorso del non voto, ignorarli o accusarli, noi dobbiamo capire una cosa fondamentale. Noi rappresentiamo 30 mesi di lotta e di resistenza, vogliamo rappresentare il dissenso. Ragazzi, volendo o non volendo, ci può piacere o meno, 5, 6, 7, 8 milioni di italiani però andranno a votare o l'uno o l'altro o chi si candiderà. Il nostro mondo, quindi, cioè i nostri fratelli di lotta, chi si è sacrificato, chi non si è pregato al Green Pass, chi non si è vaccinato, si mobiliterà per queste forze. Che facciamo noi? Li guardiamo e diciamo state tutti sbagliando? State seguendo tutti dei traditori? Ma quello aveva detto così, ma quello è cattivo, ma quello non va bene? Le partite o si giocano o non si giocano. Il grosso rischio è fare quelli con la pulce sotto al naso, a cui non sta mai bene nessuno, che si fanno sempre le pulce a tutti quanti, quando invece la gente semplice, che poi sono i veri eroi quotidiani, la brava gente italiana, i 7, 8, 9 milioni di italiani che non si sono legati al ricatto sociale dell'apartheid e del Green Pass, che invece lontani, ringraziando Dio per loro, da questo pollaio, da questo catenaio, da queste polemiche sterili inutili, invece andranno in buona fede a seguire tutte queste dinamiche. E noi saremo fuori da questa partita, continueremo ad incontrarci nei nostri cenacoli quasi intellettuali di 50, 60, 70, 80, 100 persone a fare a gara a chi avrà più ragione, a chi ha trovato la soluzione più perfetta della perfetta della perfetta, mentre milioni di italiani magari andranno a votare o Paragone o Toscano o chi avrà avuto la forza di dare una proposta anche elettorale diversa, e noi staremo qui a dire sì però Rizzo era a favore del vaccino, sì però Paragone nel lontano 2004 aveva detto che un pass era utile, sì però, e noi cosa abbiamo fatto? E intanto abbiamo perso il collante, il rapporto, il collegamento con quello che è il nostro popolo, che è quello della resistenza, quello che da 30 mesi sta resistendo come noi, non si è esposto come noi, non ha avuto la faccia come lui, vero, ma che però ha rischiato come tutti noi, sono i nostri fratelli di lotta, i nostri fratelli di resistenza. E noi è a loro che dobbiamo dare risposta, non solamente a Paragone, non solamente a Toscano, non solamente ai tanti influencer che sono spuntati come funghi in questi 30 mesi. La proposta è semplice, o scegliamo Paragone, o scegliamo Toscano, o da oggi... o da oggi i dissidenti intorno alla proposta lanciata dal nostro amico Eli, se stiamo qui vuol dire, si mettono seduti intorno al tavolo oggi e propongono un logo, un simbolo e ci mettiamo a lavorare per raccogliere le firme e facciamo la testa proposta dei dissidenti. Altre strade sono tutte inutili, non dico sbagliate, inutili. Scusami, a parte Paragone e Toscano, c'è Musso, c'è Teodoro. Allora, Teodoro sta con Cunha la vita, ma sembra che già hanno pagato come progetto. Non c'hanno la struttura, diciamo, non c'hanno la forza per raccogliere le firme, ovviamente. Uno che mette un albero. Musso ha detto che si astiene, sono tutti cattivi, lui è l'unico buono e non si vota. L'altro Nunzio ha detto che lui è diventato tutto un botto il più rivoluzionario dei rivoluzionari, quindi lui è contro tutti e lo vedremo fuori al Parlamento con la spada come Don Quixote a saltare le distruzioni.
ora stanno diventando tutti matti. Nonna Maura l'abbiamo vista vestita da prete, nemmeno più da suora, ma da prete che sta convertendo in Italia. Non lo so, queste sono le alternative. Ad oggi, secondo me, visto che siamo stati qua convocati per un tavolo elettorale, vorrei parlare di questo tema specifico, no? Di tutto il mondo che si muove. Ad oggi le alternative elettorali sono Paragone, Italia sovrana e popolare, oppure ce ne inventiamo una terza nostra. Cioè non vedo altre soluzioni. Quindi la proposta che fa Castellino a nome di Italia Mensile, Italia Libera, e posso un po' dire la piazza del 9 ottobre, insomma forse sono conosciuto per questo, è questa: o scegliamo uno dei due fronti oggi in campo e più accreditato che verrà presentato, oppure, visto che abbiamo risposto all'appello, al grido di unione che ha lanciato il nostro amico Eric Grimaldi, ci mettiamo subito da oggi a lavorare per un terzo polo del dissenso che abbia un messaggio semplice, chiaro, plurale, antideologico, fuori dalle logiche del Novecento, che sia una pentecoste di libertà, che guardi al futuro e che unisca tutte le piazze del dissenso. Grazie e scusate se sono stato lungo. Grazie.